sono partiti. Gli armi stanno per superare in questo momento la bandierina. Sì. Partenza valida! Al momento... Partenza valida, palio femminile dalle grandi premesse. 9 gli equipaggi in gara. CRDD, Lerici, Canaletto, Fossa Mastra, Fezzano, Marola, Cadimare, Muggiano e Le Grazie. 1000 metri da vivere davvero con il fiato sospeso. Un giro di boi, 500. Sapremo chi sarà davanti per poi vivere la vasca di ritorno in grande attesa. Il Fossa Mastra ha dominato la stagione prepalio con Virginia Cattoi, Federica Marano, Elisa Saglione, Erika Albani e la timoniera Noa Gobbetti, ma c'è il CRDD, campione in carica, equipaggio molto quotato con vocatrici esperte come Claudia Calzetta, Elisa Carpena insieme a Serena Cappellini e Martina Schifini. Attenzione anche al Cadimare che durante la stagione prepalio ha dato del filo da torcere sia alla Fossa Mastra che al CRDD. Fossa Mastra, CRDD davanti, quindi Cadimare, Muggiano, Lerici, Canaletto, Fezzano, Marola e Le Grazie in attesa di arrivare ai 500 metri dove la boa sarà importantissima da virare nella maniera giusta per poi vivere gli ultimi 500 metri prima dell'arrivo. Lo scorso anno la vittoria del CRDD, 2 anni fa la vittoria del Canaletto, nel 2011-2012 la doppietta del Lerici. Siamo ai 300 metri di gara. Fossa Mastra, CRDD, Cadimare, Muggiano, Canaletto, sono ancora tutte appaiate le imbarcazioni che sono considerate più quotate rispetto alle altre. Vedremo i 500 metri, bene Fossa Mastra, bene CRDD, il Canaletto, il Cadimare, l'Erici, il Muggiano, Fezzano, Marola e Le Grazie. Qui in passeggiata Morin un silenzio di attesa fino ai 500 metri per poi incitare fino in fondo il proprio equipaggio. Ricordiamo 9 le imbarcazioni al via che si stanno avvicinando ai 500 metri, CRDD, Lerici, Canaletto, Fossa Mastra, Fezzano, Marola, Cadimare, Muggiano e Le Grazie. Ci siamo quasi alla boa dei 500 metri. Bene in posizione centrale il Fossa Mastra, quindi vediamo il CRDD, un duello serrato, quindi tutte le altre, il Fossa Mastra è davanti, poi c'è il CRDD, quindi il Cadimare. A seguire il Canaletto e tutte le altre imbarcazioni quando tutte hanno girato in questo momento ai 500 metri. Ancora 500 metri da vivere con il fiato sospeso. Prima dell'arrivo, intanto c'è qualche problema ai 500 metri. Da parte di un equipaggio che si è fermato. E allora Fossa Mastra, CRDD, Canaletto, Fezzano, Marola, il Cadimare, il Muggiano e Le Grazie. Fossa Mastra, CRDD, ha avuto problemi il Marola ai 500 metri, mancano ancora 250 metri da vivere fino in fondo, il Fossa Mastra prova ad allungare, poi il CRDD che tenterà l'impresa di recuperare lo svantaggio dei 500 metri. Il Cadimare prova a distendersi, quindi c'è il Lerici, il Canaletto, Muggiano,
le grazie, e in fondo il Marola che ha avuto problemi alla virata di boa. Possa Mastra che prova ad allungare con Virginia Cattoi, Federica Marano, Elisa Saglione, Erika Albani e Noa Gobbetti al timone. C'era Didi sullo sfondo per il terzo posto e lotta serrata tra Cadimare, Canaletto e Lerici, ma attenzione al ritorno del Fezzano e del Muggiano. Sullo sfondo le grazie, quindi il Marola. Ancora a 100 metri prima dell'arrivo, il Fossa Mastra si avvicina, il CRDD prova ad incrementare la palata e a recuperare. È duello tra queste due imbarcazioni, Fossa Mastra e CRDD. Siamo vicinissimi all'arrivo, siamo a pochissimi metri dall'arrivo di questo palio femminile. Vince il Fossa Mastra davanti al CRDD, terzo il Cadimare, il Fossa Mastra legittima il dominio della stagione prepalio. Grande gioia per le quattro ragazze campionesse di questo 90° palio del Golfo: Virginia Cattoi, Federica Marano, Elisa Saglione, Erika Albani e la timoniera Noa Gobbetti. È festa Fossa Mastra, è festa meritata per le ragazze del Fossa Mastra, campionesse di questo palio femminile 2015. Quindi il Porto Venere hanno girato in maniera esemplare la boa di 500 metri ed ora ne mancano 450 all'arrivo. Questi tre equipaggi si sono alternati al primo posto anche durante la stagione prepalio. Fossa Mastra e Marola leggermente davanti al Canaletto ai 500 metri, quindi subito dopo il Porto Venere che ha virato comunque benissimo. E allora la tensione qui in passeggiata Morin da parte dei tifosi delle 13 borgate che aspettano i propri equipaggi al termine di questo palio junior. Il Fossa Mastra con Matteo Boscarato, Gianluca Passano, Tommaso Nicolini e Daniele Matteucci. Il Marola con William Proli, Jacopo Legge, Francesco Vanni e Flavio Moscon. E il Canaletto con Stefano Carrozzo, Manuel De Cola, Valerio Pulice e Alessandro Piotto. Ancora 250 metri di gara da vivere sino in fondo, in attesa di scoprire il vincitore di questa seconda gara di giornata di questo palio junior 2015. Si distende il Marola, ma il Fossa Mastra è lì e sono in contemporanea. Attenzione anche al ritorno del Cadimare, ma c'è il Canaletto e il Porto Venere, quindi tutte le altre imbarcazioni. Fossa Mastra e Marola, Fossa Mastra e Marola è duello, leggermente indietro il Canaletto, duello serrato in questi ultimi 100 metri, Fossa Mastra e Marola, poi c'è Canaletto, Porto Venere e Cadimare, Fossa Mastra e Marola, ancora pochissimo all'arrivo, ci stiamo avvicinando alla boa decisiva, quella che deciderà il vincitore di questo palio junior è il Fossa Mastra. Fossa Mastra, ancora Fossa Mastra, che giornata per i colori bianco-azzurri. Il Fossa Mastra vince anche questo palio junior, l'esultanza da parte di una borgata che non festeggiava così tanto da tantissimi anni. E allora Matteo Boscarato, Gianluca Passano, Tommaso Nicolini e Daniele Matteucci, la timoniera Ilaria Valenti e gli allenatori Federico Arrigoni e Alessandro Arduini. È festa a Fossa Mastra qui in passeggiata Morin, dominio Fossa Mastra nel palio femminile junior. Secondo remo Fezzano, Canaletto, Fossa Mastra Marola, il Cadimare, quindi il Porto Venere, il CRDD, quindi le grazie Tellaro e Muggiano, chiude San Terenzo e quindi Venere Azzurra. Fezzano che dovrà controllare le avversarie dall'alto dell'esperienza di un equipaggio che lo scorso anno ha imposto il proprio ritmo in passeggiata Morin quando
vogava per le grazie, gli stessi quattro che hanno imposto il record nell'edizione 2014. Ma manca ancora un po' di gara, 700 metri all'arrivo. Fezzano, Canaletto, Fossamastra e il Marola. Siamo vicini alla boa decisiva, quella dei 1500. Se il Fezzano non sbaglierà nulla, allora sarà un arrivo in grande stile. Vedremo cosa succederà. Fezzano che continua con lo stesso ritmo, la solita palata dei quattro dell'equipaggio verde, prova a recuperare terreno il Canaletto, bene anche il Marola e il Fossamastra che devono crederci sino alla fine per cercare perlomeno di provare a dar noia fino all'ultimo al Fezzano. Ma il Fezzano è davanti, lo si vede anche a occhio nudo. Vedremo cosa succederà ai 1500 metri. Silenzio assordante, davvero, qui in passeggiata Morin. Tensione sul volto dei tifosi delle 13 borgate. Fezzano vicino alla virata dei 1500 metri. Buon margine di vantaggio sulle altre. Vediamo che cosa succederà tra pochissimi secondi. Gira il Fezzano, gira il Fezzano, gira il Fezzano. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Canaletto, Fossamastra, quindi Marola. Una barca e mezzo di vantaggio. Ed ora questo palio lo può perdere solo il Fezzano. Il Fezzano è davanti. Un ritmo incredibile, forsennato, costante, straordinario. E il rischio è anche di andare sotto al tempo dello scorso anno, quello del record delle grazie. Vedremo cosa succederà. Viviamo con il fiato sospeso questi ultimissimi metri di gara. Fezzano davanti, davanti alle altre. Un palio dominato da Giuseppe Liberatore, Daniele Zampieri, Giacomo Mori e Diego D'Imporzano. Un equipaggio che ha saputo rispondere durante l'anno alle pressioni. Quindi il Fezzano poi è lotta per il secondo posto con tre barche vicinissime. Il Fossamastra che ha vinto sia il palio femminile che il palio junior e potrebbe ritagliarsi comunque un ruolo da grande protagonista in questa 90esima edizione. Ma attenzione al Canaletto e al Marola. Fezzano davanti che prova a controllare. Prova a controllare il Fezzano. A bordo del Fezzano c'è Giuseppe Liberatore. Sei vittorie qui alla Morin, potrebbe essere la settima. Fezzano, quindi il Fossamastra che prova a recuperare, vuole assolutamente il secondo posto per festeggiare comunque un palio storico. Il Marola, quindi il Canaletto, poi tutte le altre per una posizione d'onore. Fezzano che si avvicina gradualmente a questa vittoria. Tutti i borgatari del Fezzano con le mani nei capelli perché quasi non ci credono. L'ultima vittoria risale al 2004. Tutti in mare, tutti in mare, tutti in mare. Vince il Fezzano, il Fezzano vince, il Fezzano vince il 90esimo palio del Golfo. È la vittoria degli squali. Poi arriva il photo finish tra Fossamastra e Marola, quindi il Canaletto. La vittoria di una stagione stradominata. La vittoria di Daniele Zampieri, Giacomo Mori, Giuseppe Liberatore, Diego D'Imporzano, del timoniere Emanuele Smecca, degli allenatori Luca Cavallini e Giuliano Franchi, di tutta la borgata, con il presidente Francesco Di Santo e il capo borgata Andrea Grieco. Non succedeva dal 2004. Il Fezzano torna
sull'Olimpo del Golfo dei Poeti.